Bentornati cari amici, bentornati sul canale Sandro Cicali Free Energy. Quest'oggi andiamo a vedere un altro impianto fai da te, totalmente fai da te, come ormai nello spirito di questo canale e delle nostre avventure fotovoltaiche, perché tantissimi video che mi arrivano giornalmente di tanti di voi, che ringrazio ovviamente, perché piano piano stiamo entrando un po' tutti nell'ottica dell'autocostruzione degli impianti fotovoltaici, ed è una cosa importantissima. Perché chi è in grado di poterselo realizzare con le proprie mani avrà una doppia soddisfazione che ci permetterà di spendere, diciamo, delle cifre adeguate, non sperperare denaro e poter avere un beneficio e un ricavo che, anche se non è materiale, perché fisicamente non avremo un rientro economico, ma lo avremo in termini di risparmio. E qui andiamo a vedere un altro piccolo impianto, un impianto piccolino, un impianto a 24 volt, quindi con batteria litio ferrofosfato a 24 volt, batterie già pronte, le classiche batterie a 12 volt messe in serie, un inverter ibrido da 3 kW, classico inverter a 24 volt, Voltronic o IA Sun Power, come li vogliamo chiamare, 4 pannelli policristallini montati in un giardino in una struttura metallica, collegati in serie parallelo, tutto il cablaggio che arriva al quadro strumenti, un quadro strumenti che è grosso modo una fotocopia dell'impianto che ho fatto anch'io. Quindi un grande saluto al nostro amico Fabio. Grande Fabio, andiamo a vedere velocemente il video che mi ha mandato con la piccola spiegazione che ci ha mandato a tutti. L'impianto funziona benissimo, aveva un piccolo problema di sbilanciamento delle batterie, ma è stato risolto, diciamo, settando i parametri dell'inverter per la carica di bulk e di flottaggio. Ritorniamo sempre sul solito discorso: ma perché le celle, ma perché non le carichi di più, ma perché, ma ho visto altri video, ho visto altri canali. Bene ragazzi, io queste celle le sto utilizzando ormai da qualche anno, le celle della IFG, ma anche le celle precedentemente acquistate nel fai da te, ed ho notato che il funzionamento è semplice, è molto semplice, e non c'è bisogno di sovraccaricarle, non c'è bisogno di stressarle. Se una cosa già da sola funziona bene, perché dobbiamo andare a stressarla? Non andiamo a stressarla, stiamo un po' meno, diamogli un po' meno corrente. È come se riempiamo un secchio d'acqua da 20 litri e per forza in quei 20 litri ce ne vogliamo mettere 21. Da qualche parte questa massa dovrà uscire. Se il secchio è chiuso, il secchio si riempirà e si gonfierà. Questo faranno le celle se noi immettiamo più energia di quello che loro possono trattenere, perché le litio ferrofosfato hanno un rapporto grosso modo di 1 a 1, cioè nel senso, quello che c'entra dentro realmente ci entra. Non è come la piombo, che se c'entra 100 ci dobbiamo buttare 150 per fargli prendere 100. Nella litio non è così. Nella litio, se diamo poca corrente, la prenderà ugualmente. Se diamo tanta corrente, la prenderà ugualmente, ma arriverà al massimo più velocemente. E quando arriviamo al massimo, ci dobbiamo fermare. Non dobbiamo continuare a buttare dentro energia. Per quale motivo? Per stressarla? Funzionerà, ma funzionerà per un lasso di tempo inferiore rispetto a una batteria, ad un serbatoio che verrà riempito al suo 99% e poi risvuotato, riempito al 99% e poi risvuotato, non riempito al 110% o al 120%, perché quel 20% in più da qualche parte dovrà andare. È una legge fisica, è normale, da qualche parte queste cose in più dovranno andare. Il bilanciatore sposterà l'energia nelle celle che in quel momento avranno meno, ma poi arriveremo ad un limite in cui tutte saranno ovviamente piene. E come saranno, in che condizioni arriveranno alla fine di questo ciclo? E ovviamente tutte le mail che mi arrivano di persone che hanno seguito determinati consigli e adesso hanno problemi non da poco. I miei consigli e i consigli anche di altre persone che conoscete nel canale sono sempre quelli: non andate oltre. Se abbiamo una macchina che può andare a 150 all'ora, perché dobbiamo andare per forza a 150 all'ora? Al di là della velocità, che non è consentita, ma se la macchina va a 150 all'ora tutti i giorni, prima o poi qualcosa si deteriorerà prima. Perché dobbiamo andare a 150? Andiamo a 110, andiamo a 120, ma non a 150. Tutti i giorni?
tutti i giorni? Non è così che funziona, ragazzi, non è così che funziona. Sandro, Sandro, Sandro Ciccali, Sandro, Sandro, Sandro Ciccali. Ciao Sandro, buongiorno. Allora, qui inizia il tour del fotovoltaico. Oggi è una bella giornata, infatti già di prima mattina sta andando. Vedi le ombre che ti parlavo? Vabbè, questo chiaramente il sole sorge di là, c'è tutte queste piante che devo abbassare, devo potare perché mi rompono le scatole, e poi un po' di cavi così che metterò in una guaina tipo questa quando sarà definitiva, diciamo, la cosa. Ora si va giù nel locale tecnico. Allora, il tutto parte da qui. Questo sarebbe il locale tecnico, come lo chiami te, ma qui non c'è niente di fotovoltaico, c'è solo tanto casino delle cose, che un po' di tutto, la barca a vela. E praticamente il tutto parte da qui. Da qui entra la linea del contatore, come puoi vedere. Sono uscito di qua e da qui incomincia l'impianto fotovoltaico praticamente. Questa è tutta la canalina. Ora, problemi di messa a fuoco come sempre. Faccio il giro di qua. Sono passato di qua. Arrivo qui, giro qui e poi, come senti il rumore della, questo è l'inverter con le due scatoline, una per il fotovoltaico e un'altra per la corrente. Qui riconoscerai i magnetotermici che ho utilizzato, consigliati chissà da chi, anche questi come vedi. E da qui entra invece il solare, quella finestrina lì, parte qui, arriva, gira e scende. Quindi qui ci abbiamo fotovoltaico, ci ho messo un fusibile sia fotovoltaico alle batterie. Queste sono le due batterie, di cui una io credo che c'ha qualche problema, però vabbè, ora con il settaggio mi hai fatto fare va tutto bene. Qui ci ho acceso il computer con un software che a te dovrebbe essere abbastanza familiare. E tutto qui, questo è il piccolo impianto, sta funzionando. Ora praticamente stanno, il problema è messo a fuoco, in questo momento stanno entrando 388 watt, cosa si vede, 370. Siamo ancora un bel po' di ombre, 26,5 le batterie, abbiamo un carico di 400 watt in casa, tutto abbastanza bene. Quindi una cosa veloce, un impianto semplice, ben costruito, tranquillo, senza tanti fronzoli, senza cavi ovunque, senza, veramente semplicissimo, funzionale, il suo lavoro lo fa, a parte il piccolo problema delle piccole ombre, ma quello è un discorso di potatura delle piante che ha lì intorno, ma l'impianto è funzionante. E veramente qui abbiamo speso delle cifre quasi ridicole e abbiamo un'autosufficienza. È ovvio, non è un impianto grandissimo, ma è un impianto che è proporzionato ai consumi del nostro amico Fabio.
che ovviamente saranno calcolati in base alle sue potenze, a quello che l'impianto riuscirà a sviluppare. Quindi non andiamo ovviamente ad esagerare con determinate cose. Certo, se dobbiamo dimensionare un impianto che deve sostenere tante cose, dobbiamo dimensionarlo nella maniera giusta, ma se non ce n'è bisogno, è inutile fare grandi investimenti, grandi impianti, comprare mega batterie per poi doverlo sfruttare solamente in piccola parte. Stiamo magari un po' più larghi del necessario, ma stiamo un po' più larghi del 20, del 30%, non del 200%. Quindi un grande abbraccio al nostro amico Fabio, ovviamente come sempre like e condividi, iscrivetevi al canale, l'iscrizione non vi costa niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita a questo canale. Ah, mi raccomando, i prossimi video ne arrivano altri di impianti, ne ho veramente tanti e li sto mettendo tutti insieme ovviamente per farvi conoscere questa bellissima realtà. Ciao!